Ciao, in questo video vedremo come archiviare le nostre foto nel 2023, dopo la sigla. Non perdere i miei scatti e soprattutto poi ritrovarli velocemente è una prerogativa che ha il mio metodo di archiviazione, che si divide in tre parti. Nella prima parte c'è l'esportazione dei file, che generalmente è di due diversi formati, uno a bassa risoluzione. Ora qui vi faccio vedere qual è il setup, e se vuoi blocca lo schermo, metti in pausa e copiati pure i dati. Poi c'è invece l'esportazione in formato DNG. Il formato DNG è praticamente un formato RAW. Anche in questo caso ti metto lo screenshot delle impostazioni in modo che le puoi copiare ed eventualmente riportare nel tuo Lightroom. A volte esporto anche in un altro formato diverso fatto apposta per la stampa di grandi dimensioni. Però questo è un altro video, se sei interessato scrivilo nei commenti. Poi archivio queste foto su un cloud online e come terzo punto le archivio anche su un hard disk esterno. Adesso andiamo a vedere in dettaglio dove e come lo faccio. Per quello che riguarda il cloud, principalmente io esporto e salvo le foto a bassa risoluzione su Google Foto. Google Foto per me è eccezionale perché io, una volta che ho messo le fotografie lì dentro, riesco a trovarle molto facilmente. Un po' perché posso fare degli album, questi album li condivido con dei clienti, con degli amici e in poco tempo loro ce li hanno. Un po' perché se io devo cercare delle fotografie, mi ricordo che c'è un particolare in quella foto, tipo c'è un cavallo, c'è una montagna. Io nella barra di ricerca scrivo cavallo, scrivo montagna, mi presenta tutte le fotografie con quel cavallo, con i cavalli, con le montagne ed è più facile per me trovare gli scatti, soprattutto quando hai migliaia di scatti e non sempre sono cartelle piccole, magari sono anche cartelle con centinaia di fotografie, vale a scorrere tutte, fai molto prima in questo modo. Questo tipo di file non è molto grande, va benissimo per i social, ma anche per piccole stampe. Se devo fare piccole stampe per me, ho visto, ho testato e ho provato che comunque come formato è abbastanza. Quindi non vado a ritirare fuori e a rimodificare magari lo scatto per una stampa, come può essere una stampa di più grandi dimensioni, ma semplicemente prendo quello lì e lo vado a stampare e ho visto che funziona abbastanza bene. Oltretutto sono di piccole dimensioni, quindi non sono molto pesanti e non occupano molto spazio sulla memoria del cloud. Google Photo si paga qualche euro al mese, ci dà un tot di spazio in base a quanto spendiamo e a pagamento, ma sinceramente secondo me ne vale la pena. Per me è stato un game changing. Dopodiché salvo i file DNG, quelli che sarebbero i nostri RAW, perché all'interno, oltre ad avere il RAW originale, perché lo possiamo inserire, abbiamo anche tutti gli spostamenti che abbiamo fatto con le slide di Lightroom. Quindi, se io in futuro dovrò andare a fare una stampa e non ho esportato un file adatto a quel tipo di stampa in particolare, io vado a riprendere i file DNG, ho già tutta la fotografia modificata, non vado a fare che nient'altro che adattarla a quello specifico tipo di stampa e poi l'esporto per la stampa stessa. Il bello di Amazon Photo è che è gratuito se già abbiamo Prime, ma soprattutto che abbiamo uno spazio illimitato, possiamo mettere dentro tutte le fotografie che vogliamo e questo è fondamentale perché i file DNG occupano un sacco di spazio. Come già detto, qui, una volta che ho messo queste fotografie all'interno di Google Photo, non le vado più a toccare, generalmente. L'eccezione è quando devo fare una stampa particolare, spesso le riviste ti richiedono di modificare le fotografie, perché la stampa su carta ovviamente non compare nello stesso modo come la fotografia esportata per uno schermo. Quindi ti chiedono di fare piccole modifiche, oppure se devo fare una mostra e stampo su materiale particolare, come può essere la fine art o altri tipi di carta, devo andare a modificare l'immagine per esattamente quel tipo di stampa. Quello che faccio è semplicissimo: vado su Google Foto, cerco le fotografie che mi interessano, copio il nome, perché il nome non ho modificato tra il file DNG o i file per bassa risoluzione per Google Foto, ritorno su Amazon Foto e vado a cercare tramite il nome gli scatti. A questo punto gli
ricarico all'interno del computer, li vado a modificare e li esporto con il formato per la stampa. Il terzo passaggio è quello di salvare le fotografie DNG su un hard disk esterno. Questo è solo un passaggio di sicurezza, perché è davvero poco probabile che ci si rompe sia l'hard disk esterno sia perdiamo i file su Amazon Photo. Gli hard disk esterni si possono usare gli HDD, che costano relativamente poco, con un 100 euro abbiamo anche 4 terabyte, oppure gli SSD. All'inizio io usavo gli HDD, ma non usavo Amazon Photo, ancora non c'era, quindi non salvavo su Amazon Photo, usavo due dischi rigidi HDD. E mi è capitato che uno di questi smettesse di funzionare per nessun motivo, perché caricavo solo le fotografie e non le riscaricavo. Sono andato a ricaricarle in doppia copia, ovviamente, e uno di questi si è rotto. Fortunatamente avevo la doppia copia, ho potuto formattare l'hard disk, quello che non funzionava più, e ricopiare tutti i dati all'interno. Da quella volta lì ho cominciato a usare gli hard disk SSD. Questi sono hard disk rigidi, non hanno parti che girano all'interno, ma solo circuiti e difficilmente si rovinano o danno problemi. Il problema di questo tipo di hard disk è che costa davvero tanto. Per un'utenza media, io penso che il costo valga la pena, perché ne compriamo uno che più o meno con 100 euro, dagli 80 ai 130, ho visto su internet, ne possiamo comprare uno di 1 TB e generalmente una persona è a posto per diversi anni con uno di questi hard disk. Una volta che l'abbiamo riempito, che sia uno che sia l'altro, lo andiamo a mettere in un posto sicuro e ne compriamo un altro. Non è indispensabile comprare per forza un disco SSD, perché tanto difficilmente ci si guasta sia il disco che Amazon Photo contemporaneamente. Quindi possiamo anche risparmiare un po' di soldi se non abbiamo il budget, ne compriamo uno di quelli HDD e comunque possiamo stare tranquilli. Non è una cosa così comune che si rovinino. Ti do entrambe le possibilità. Questo secondo me è il metodo più sicuro ed efficace al momento nel 2023 per salvare i nostri scatti. In fondo al video troverai i link sia per Google che Amazon Photo e i link degli hard disk che ti consiglio, sia l'HDD che l'SSD. E tu, se hai metodi di archiviazione diversi da consigliarci, scrivilo nei commenti. Per questo video è tutto, ci vediamo nel prossimo.